Sono Andy Manero, la stella del sabato sera e attuale campione italiano di wrestling. Ho cominciato a fare wrestling nel 2009, quindi circa 10 anni fa. All'inizio lo guardavo come tutti in TV e la mia passione è nata da SmackDown, che trasmettevano il sabato sera, un po' come tutti a quel tempi. Mi ero informato su internet per vedere se ci fosse una palestra che facesse appunto wrestling in Italia, ma ero convintissimo che non ce ne fossero. Invece ho trovato una palestra a Pavia, un polo dell'ICW, ed era guidato proprio da Mr. Excellent, che tutt'oggi è il mio maestro, e sono 10 anni che mi alleno con lui. Quindi niente, in realtà è nato tutto come un gioco. Ho fatto una chiamata, ho chiesto se ci fosse appunto questo corso di wrestling, mi sono presentato una sera e quella dopo sono andato a fare allenamento. Da lì non ho più smesso, ho iniziato quello che era un gioco e che oggi invece è lo sport e la passione della mia vita. Fuori dal wrestling sono un ragazzo come tanti altri, faccio il direttore in un negozio di cui non posso dire il nome, per privacy. E quando sono sul ring invece mi trasformo completamente e divento un ragazzo arrogante ed egocentrico, cosa che spero di non essere nella vita. Ricordo benissimo il mio primo allenamento, in realtà ricordo benissimo i primi mesi. Nel wrestling quando inizi, per tutto il primo periodo impari a cadere ovviamente, impari ad attutire i colpi cadendo, quindi ti insegnano quelle che sono le cadute base. Io arrivavo da anni e anni di judo, quindi in realtà sono stato molto avvantaggiato nei primi allenamenti. Tutto quello che era il mondo delle cadute, delle capriole e del saper appunto attutire un colpo l'avevo già fatto per anni. Questo mi ha portato tantissimo vantaggio, soprattutto all'inizio. Ho debuttato infatti dopo 6 mesi dal primo allenamento. Andy Manero è un personaggio che è nato molto dopo il mio debutto. Inizialmente, come tutti, non avevo un'idea ben definita, quindi ho iniziato a combattere con un nome che mi piaceva e in realtà questo mi ha quasi penalizzato per tanti anni. Non avevo un vero personaggio, non avevo una vera idea di che storia volessi dare proprio al mio personaggio, per l'appunto. Andy Manero è nato quasi come un gioco. La ragazza di un amico continuava a scherzare ogni volta che mi vedeva e mi diceva che assomigliavo per l'appunto a Tony Manero. Tony Manero, Tony Manero. Qualcuno ha cominciato a prenderlo sul serio e a dire: ma ascolta, perché invece di non fare un personaggio così generico fai proprio l'erede di Tony Manero? Ci ho messo un po' per convincermi, non è stata una cosa proprio immediata. Però ho cominciato a studiare come poteva essere questo personaggio, ho cominciato a studiare il costume, la giacca, l'atteggiamento sul ring. L'ho provato e da lì ho capito che avrei dovuto farlo molti anni prima. Quindi Andy Manero è nato molto dopo, ma oggi è assolutamente quello che voglio essere in definitiva nel wrestling. Ricordo ancora benissimo il mio primo match, il match di debutto. Ricordo ancora proprio la sensazione che ho avuto prima di iniziare. Per arrivarci non ho dovuto fare dei grandissimi sforzi fisici, perché comunque venivo da tanti anni di arti marziali e atleticamente mi sentivo abbastanza pronto. Quello che invece tanto è cambiato era quello che doveva succedere poi dopo, dalla mia entrata, quindi l'interazione con un pubblico che è lì a vederti ed è lì a giudicarti, se vogliamo dirla tutta. Mi ricordo ancora la sensazione, gola secca e cuore che palpitava, però devo dire che è andato tutto bene. Era nella palestra stessa in cui ci allenavamo a Pavia. Era un piccolo show che davamo quasi più per vedere a che livello eravamo noi esordienti che per un vero show ICW, ecco. E ricordo con piacere che è andato tutto benissimo. Questo match è stato a giugno 2009 ed era un match comunque, come li chiamiamo noi, a porte chiuse, ossia sì, c'erano persone da fuori, ma erano quasi tutti parenti e amici. Il primo match ufficiale in ICW invece avvenne qualche mese dopo, settembre 2009, e ricordo ancora la cornice perché era molto particolare, molto bella, la fiera del fitness a Pisa. Io ero emozionatissimo perché Emilio mi chiamò a combattere appunto in quella fiera dove eravamo ospitati per 3 giorni e avevo un match sia venerdì sia sabato che domenica. Mi ricordo benissimo il primo match di venerdì perché fu appunto contro Emilio, quindi il mio match di debutto avvenne contro il mio maestro. Potete immaginare la gioia che avevo. Tutt'oggi mi lascia un bellissimo ricordo aver debuttato contro di lui. Però ecco, se vogliamo parlare, dirla tutta, quel match lì fu un po' comico, ecco.
Purtroppo non ci fu tanta gente, la gente si riversò in fiera quasi tutta sabato e domenica, quando i padri di famiglia non lavorano e possono portare le famiglie. Il venerdì sera non c'era quasi nessuno, ricordo che c'erano 5-6 ragazzi stranieri con voglia di fare un po' festa, un po' alticci, e quindi il nostro match avvenne proprio davanti a loro. All'epoca non ero Andy Manero, ma il mio nome era Omega. E ricordo benissimo che i ragazzi, nel farmi il tifo, non urlavano Omega, Omega, ma urlavano Omenga, Omenga. Fu abbastanza atroce, ecco, ma anche divertente. Il ricordo però che ho è bello, il debutto contro il mio maestro, un match comunque intenso, e quindi tutt'oggi quando ripenso a quel match non ripenso tanto al contesto e al contorno, che non erano andati proprio nel migliore dei modi, ma penso a quello che è successo dentro il ring, e devo dire che sono contentissimo. Ogni volta che devo salire sul ring, ogni volta che devo fare la mia entrata, fin dal primo match all'ultimo che ho avuto, la sensazione è quasi sempre la stessa. Senti la bocca un po' secca, il cuore che palpita. Dopo che fai la tua entrata, dopo che sali sul ring, sembra venire una magia, sembra passare tutto, e tutto quello che succede è veramente naturale. Alla fine del match senti uno scarico di adrenalina incredibile, ti senti quasi rilassato, ecco, ed è lì che capisci che è quello che vuoi fare. Ho scelto inizialmente l'ICW perché appunto era quella che ho trovato più vicina, tra virgolette, nel senso che aveva questo polo a Pavia, io abitavo vicino a Pavia, e quindi non dico che è stato forzato, ma è stata la scelta più comoda. Oggi sono, dico proprio ad alta voce, di essere fortunato di aver fatto quella scelta. La ICW è la federazione più grande che c'è in Italia, ha avuto poli in tutta Italia e ha una storia e un background incredibile. Mi sono affidato a Mr. Excellent Emilio Bernocchi, che è l'allenatore più preparato che c'è in Italia, quindi non posso che ritenermi fortunato di quella scelta che feci 10 anni fa. L'ICW mi ha dato tantissimo, non solo come federazione di wrestling, non solo per creare il mio personaggio, ma anche al di fuori, nella mia vita privata. C'era quando ho avuto i primi problemi al lavoro, quando ero un ragazzino, c'era quando ho avuto i primi problemi d'amore, quando ero ancora un adolescente, e c'è stata quando ho avuto il primo figlio, quindi per me è casa, è una seconda famiglia. L'ICW vanta l'esperienza di 20 anni di attività. In questi 20 anni si sono tenuti stage con ospiti stranieri, si sono affinati i bagagli tecnici di tutti quelli che sono i capipolo dell'ICW. Quindi quello che può offrire è sicuramente un bagaglio vastissimo, un bagaglio che è sul suolo da tanti anni e che si è formato appunto da tanta gente anche di altri stati europei e non europei. Penso che oggi sia quella che ti può dare la formazione più grande che c'è in Italia. Quando ho iniziato 10 anni fa, mi allenavo 3 volte a settimana e facevo solo wrestling, quindi tutto il mio allenamento era sul ring. Col passare degli anni e con l'aumentare degli impegni, sia lavorativi che familiari, purtroppo sono venuto un po' meno a quelli che sono gli allenamenti nel ring, però mi sono dedicato a quelli che sono gli allenamenti extra ring, quindi in palestra, a casa con tanti esercizi, ho curato la dieta. E questo sicuramente mi porta ad avere poi un livello di presentazione e fisico che si unisce alla preparazione in ring, molto importante per quello che riguarda il wrestling. Ogni volta che devo andare a uno show, quasi sempre essendo di sabato, essendo alla fine di una settimana di lavoro, tutto il viaggio per andare al palazzetto è abbastanza faticoso. Continuo a ripetermi, ma chi me lo fa fare? Ma perché non sono a casa sul divano a riposarmi? Perché non sono a casa con la mia famiglia a giocare con mio figlio? Poi in realtà, quando finisce lo show, quando finisce il mio match, la sensazione in realtà è quello che ne valsa sempre la pena. Ci tengo tantissimo la mia famiglia, mi piace star con loro e devo dire che continuo a fare quello che faccio perché mia moglie mi sostiene sempre, tutte le settimane, in tutto quello che è il percorso appunto per arrivare allo show, dagli allenamenti alla dieta, al combattere il sabato sera, e spero tantissimo di poterlo continuare a fare quando i miei figli saranno abbastanza grandi per capire cosa sto facendo. La mia mossa finale è la Stene Live. In realtà, a parte aver cambiato il nome, da 10 anni a questa parte è sempre la stessa mossa. Si tratta di bloccare la testa dell'avversario da dietro, effettuare una giravolta e far impattare la testa dell'avversario a terra. Si chiama Stene Live, in italiano resta vivo, perché l'avversario alla fine della mossa deve riuscire a restare ancora vivo.
quello che faccio sul ring ha uno stile molto personale. Non credo che ci sia in realtà un atleta che ha il mio stesso identico stile, e per fortuna. Quello che posso dire degli altri stili è che mi piace tantissimo vederne di diversi e rubare un po' da tutti quanti quello che mi piace. Mi piace l'atleta che riesce a volare dalle corde, mi piace l'atleta un po' più fisico, statuario, quindi la verità è che mi piace guardare diversi tipi di match, diversi tipi di atleti e rubare un po' da tutti. Credo che rubare, tra virgolette, sia la chiave anche di evolversi sul quadrato e migliorare. Non sono una persona scaramantica, né nella mia vita privata né sul ring, non ho nessun rito in realtà prima di salire sul quadrato. L'unica cosa che faccio ogni volta è scrivere un messaggio a mia moglie e dirle sto salendo, così almeno sa che sto per rischiare l'osso del collo. E no, niente, poi le scrivo sempre un messaggio quando ho finito per non lasciarla preoccupata. Il wrestling è la mia passione, mi dà tantissime gioie, tantissime soddisfazioni, però è uno sport pericoloso dove ci si può far male in qualsiasi momento. La volta in cui mi sono fatto più male è il 2014, lo ricordo ancora, un match per il titolo interregionale in cui feci una mossa molto pericolosa dal paletto e l'avversario mi arrivò dritto come una martellata sul malleolo, spaccandomelo in due. Ricordo che mi fece malissimo, ma che tutti credevano che non fosse rotto. Mi dissero, hai preso una storta, se ti fa male ma non piangi vuol dire che non è rotto. In realtà non riuscivo bene a camminare, non riuscivo ad appoggiarlo e mi accorsi che era rotto solamente il giorno dopo. Io andai a letto sperando mi passasse e il giorno dopo invece c'era la caviglia veramente gonfia. Andai all'ospedale e mi dissero che avevo tranciato veramente in due il malleolo. Lo ricordo con dispiacere, però anche con qualcosa di positivo, perché ricordo che l'infortunio durò solamente pochi mesi. Mi volli poi subito rimettere sotto con gli allenamenti, quindi dopo due mesi tornai sul ring più in forma che mai. Alla fine dell'anno, dello stesso anno, mi ero completamente ripreso, tanto da arrivare a vincere il numero 1 ICW, che è un torneo che si tiene ogni anno. Quindi non solo avevo recuperato appieno col piede, ma ero riuscito anche a togliermi quella soddisfazione. Quello che mi resta di quell'infortunio è capire che a volte è meglio non esagerare e non buttarsi in qualcosa di avventato, nonostante tu ti senta sicuro di te stesso. L'infortunio non solo fu un brutto momento per il wrestling, perché appunto mi ero dovuto fermare, ma anche nel lavoro fu un problema. In quell'anno non avevo ancora un contratto a tempo determinato e quindi dovetti dire che mi dovevo fermare da lavoro per qualche mese per il malleolo. Non fu proprio vista di buon occhio questa cosa qui, ecco. Per fortuna andò tutto bene anche da quel punto di vista. Quando sono andato a vedere per la prima volta uno show dell'ICW, quindi avevo appena fatto i primi due allenamenti, mi appassionai molto al personaggio di Lupo. Lupo allora era un ragazzino, in realtà aveva pochi anni in più di me, ma faceva già wrestling da molto più tempo ed era già un vero e proprio eroe del quadrato. Io mi appassionai molto al suo personaggio, mi appassionai molto alle sue doti atletiche e quindi l'ho preso anche come punto di riferimento. Mi ricordo benissimo che una volta lo incontrai in università, ok, lui stava arrivando, io lo vidi arrivare e gli cominciai a urlare Lupo, Lupo, Lupo. Lui non mi riconobbe, io appunto avevo fatto due allenamenti, quindi non sapevo neanche che faccia avessi. Pensò che fossi un invasato e quindi passò praticamente così, guardandomi. Si rimasi malissimo. Oggi ce lo raccontiamo, ormai siamo amici da tantissimo tempo, e ce lo raccontiamo dello stalker, che ero io, e dello snob, che mi snobbò completamente, che non mi salutò neanche, vabbè. Posso ritenermi molto soddisfatto del percorso che ho fatto in questi anni e di quello che sono anche arrivato a vincere in questi anni di wrestling. Quando cominci a fare questo sport, se vuoi fare veramente carriera, dovresti comunque ambire ad andare all'estero. Io non l'ho potuto fare per una serie di impegni personali. Oggi però ho fatto un bel percorso in Italia, credo di aver portato alto il nome del wrestling in Italia
e vanto anche un bel palmarès, sono stato il numero 1 ICW nel 2014, sono il primo vincitore dell'Academy Cup, sono stato campione di coppia per 2 volte, campione interregionale e 2 volte campione italiano, quindi comunque una bella lista alle spalle. E, quello che vorrei fare nel futuro, ho conquistato la cintura più prestigiosa del wrestling in Italia, quindi potrei già ritenermi soddisfatto così. Però quello che voglio è riuscire a portare un pubblico che ci segua a tutti gli show che facciamo, quindi riuscire a far affezionare un pubblico fisso e sempre più numeroso. Il progetto più bello a cui sto partecipando adesso è quello della Casta, è un gruppo di veterani del ring di cui io sono un membro fondatore e spero che si imponga, che i fan continuino a seguirci e che possa essere sempre protagonista della scena italiana. Fate silenzio quando parla la Casta. Per tanti anni sono stato un personaggio positivo che traeva tantissima forza dal tifo del pubblico. Negli ultimi anni invece ci siamo imposti con il nostro gruppo, con la nostra fazione, la Casta, in maniera anche un po' arrogante, un po' presuntuosa. La verità è che la Casta è nata come un'associazione di atleti veterani del ring che si vogliono imporre contro quella che è l'avanzata della nuova generazione. Questo non vuol dire che non mi piaccia la nuova generazione di wrestling, tutt'altro, ma vogliamo far sentire la nostra, vogliamo far capire che ci siamo ancora, che siamo ancora noi i padroni del quadrato. E quindi io, Mr. Excellent, Alessandro Corleone, Cobra e Riot abbiamo deciso di formare questo sodalizio, questo gruppo di atleti non più tanto giovani, ma neanche vecchi, che vogliono ancora far sentire la propria voce. Ci siamo presi tutte le cinture dell'ICW, non l'abbiamo fatto nella maniera più pulita possibile, ma la verità è che non ci interessa, il nostro scopo è quello e non ci faremo nessuno scrupolo per arrivarci. La Casta non è proprio un esempio di nobiltà quando siamo sul ring e solitamente quando entriamo la gente ci riserva una gran dose di fischi, alcuni urlano anche "Io Casta", lascio completare a voi la parola. Però devo dire che il carisma del gruppo, il nostro modo di porci ha anche conquistato gran parte dei tifosi. Una cosa divertente è un bambino che viene spesso a vederci a ogni evento, lui si è innamorato letteralmente della Casta, addirittura ha comprato la nostra maglietta e quando noi arriviamo si mette una giacca nera come noi e cerca sempre di darci il 5, ci aspetta ogni intervallo e a ogni fine show per farsi la foto con noi, si è proprio innamorato del nostro gruppo, quindi stiamo aspettando che cresca per poi tirarlo dentro. Da parecchi anni a questa parte, detenere il titolo italiano di wrestling risulta sempre più difficile, la competizione è accesissima. Gli unici che hanno detenuto questo titolo negli ultimi anni più di una volta siamo stati io e Nick Landers, 2 volte a testa. Quello che mi piacerebbe come traguardo da raggiungere sarebbe quello di essere il campione di riferimento per la nuova generazione, essere quello che l'ha detenuta più volte negli ultimi anni e poter lasciare così questo ricordo di me a tutti quelli che iniziano questo percorso in ICW. Oggi in Italia spero di essere abbastanza conosciuto, credo di essere abbastanza conosciuto, quindi se vedete sul ring qualcuno con la giacca che sbarluccica e la zampa d'elefante sapete che è Andy Manero. Come una famiglia, mi sono veramente divertito quest'ultimo anno.
la mia vera famiglia. Ad aprile diventerò ancora una volta papà. Ed è il momento che vi dica un po' rivederci. Get you ready! Get you ready!